nonna. Buonanotte, bambini. Cioppi, Rosy. Noi andiamo, mamma, se no facciamo tardi. Bene, allora buon divertimento. Papà! Senti, per favore, mi daresti un bacino? Oh, buonanotte, cara. Buonanotte, mamma. Buonanotte, Cioppi. E non dimenticarti le preghiere prima di andare a letto, Cioppi? Stai tranquillo, papà. Bene, divertitevi e salutatemi tanto, Isabella. Grazie, mamma. E ora dobbiamo scappare. Noi due subito a letto. Vado, nonna. C'è qualcosa che ti preoccupa, Cioppi? Perché sono usciti? Dove sono andati? Ad un ricevimento di medici veterinari, colleghi del tuo papà. Sai, ogni tanto si riuniscono. Medici veterinari? Allora parleranno di cani, gatti, canarini e tartarughe per tutta la serata. Non credo che parleranno di lavoro durante il ricevimento. Vedi, Cioppi, hanno cose più interessanti da raccontarsi. Quando sarai grande anche tu andrai a riunioni come queste e ti divertirai. Intanto però, Cioppi, fai il bravo bambino e va a letto. Uffa. C'è la balena che mi aspetta. Devo far piano, sennò sveglio Rosy. Ubbidisci, sennò le buschi. Si sta facendo tardi. Balena, vieni da Cioppi. Ciao. Ma bravo, così anche tu andrai ai ricevimenti quando sarai grande. Sarà proprio divertente, Cioppi. Buongiorno, gli avi, eh? Ma dai, Cioppi, lo sai che non è necessario. Io so tutto ciò che fai o dici e anche cosa pensi. Che ve ne pare, ragazzi, di questa tipica famiglia di Madrid? Madrid in Spagna, naturalmente. Una famiglia composta di padre, madre, nonna, Cioppi, Rosy e, naturalmente, la balena, che, tra l'altro, è capace di diventare più grande e più piccola, secondo l'occorrenza. Bene, Cioppi, che facciamo di bello stasera? Sai, il cielo è pieno di stelle, è un vero peccato andare a dormire. Non ti andrebbe una bella passeggiata insieme alla tua amica balena? Ehi, pensi che si possa fare? Certo, con questo tempo, con questo frescolino delizioso. Però... Però cosa? Avevo semplicemente dimenticato che sei un ragazzino. Forse è troppo tardi per portarti a passeggio, non credi? Ma dai, non preoccuparti, non se ne accorgerà nessuno. E poi Rosy dorme già. E non lo dirò certo a mamma e papà. Va bene, allora mi hai convinta. Si va. Cioppi, fermati! Scusami. Ma ora salta nella mia mano. E avviamoci. Grande.
vino fresco come al mare. Ok, andiamo. Vista dall'alto, è semplicemente meravigliosa. Che meraviglia! Quella è la casa di vetro. Nei tempi passati vi fabbricavano il tappeto e le porcellane per i re. Cioppi è davvero felice. Si sente un bambino veramente fortunato, abbracciato alla sua balena. Chi di voi non vorrebbe essere al suo posto? Cioppi, che ne dici di una nuotatina, eh? Fare tutto ciò che tu vuoi che io faccia e nuotare è una cosa che tutte le balene fanno bene. Già, se avessi delle braccia molto lunghe potrei fare il cross e mostrare la mia splendida forma a tutti e in qualsiasi competizione. Oh, ma che succede? Guarda un po' là, c'è il guardiano del parco che fa il suo giro. Che ne dici? Ci divertiamo un po'? Ti va, Cioppi? Sì, sì! Oh. Ora Cioppi salta giù e nasconditi. Ciao! Ciao, eh! Guarda bene, eh! Oh, tira per farti scoprire. Mi ero completamente dimenticato di dirvi una cosa importante. Nessuno può vedere la balena tranne Cioppi, nemmeno suo padre e sua madre. Di nuovo, come sempre. Forse dovremmo tornare a casa. Oh no, restiamo ancora un po', ti prego. Ci siamo divertiti abbastanza per questa sera. Cioppi, i bravi bambini a quest'ora dovrebbero già essere a letto. Torneremo un'altra volta, te lo prometto. Va bene, allora torniamo a casa.
Fatti piccolo un'altra volta, balena. È bello essere stanchi quando si può andare a letto subito, vero Cioppi? Pensate, Cioppi non ricorda nemmeno da quanto tempo conosce la sua amica balena. Forse siamo nati insieme. È proprio così. Quando Cioppi era molto piccolo, trascinava dietro a sé una lunga corda, alla quale non era attaccato nulla. In effetti lui sapeva che c'era attaccata la sua amica balena. Cioppi voleva soltanto insegnare alla sua sorellina a fare i primi passi. Non pensava certo che sarebbe sfuggita di mano. Ma per fortuna c'era lì l'amica balena. E tutto va bene, ciò che finisce bene. Così, buona, buona. Dormi, dormi. Su, non piangere. Hai una balena? Eh? Certo, Rosy, ma vedi, ho aspettato che tu fossi un po' più grande per dirtelo. E perché? È un segreto molto importante. Ma dov'è questa balena? Non si può vedere, ma questo non è importante. E come si fa a giocare con una balena invisibile? Lei può portarti dove vuoi. È come il treno. Eh? Ma che dici? La mia balena è un treno. Tu non hai capito assolutamente nulla della mia balena, Rosy. E va bene, come si chiama? Soltanto adesso Cioppi si rende conto di non aver mai pensato di dare un nome alla balena. Ma non può raccontare una cosa simile a Rosy. Sarebbe ridicolo. Si chiama Giuseppina, ecco. Cara.
fare? Lo sai che Cioppi ha una balena grande così? Hai detto una balena? Ma no, avrei capito male. No, ha detto una balena come quella del mare. Ma dai, siamo presi in giro. Non voglio che racconti cose non vere. Ma è vero, mamma, me lo ha detto lui. Sei cattiva e chiacchierona. Ora ti insegno io come si custodisce un segreto. Scusa Cinzia, per caso hai visto Rosy in giro? Sì, certo, l'ho vista qualche minuto fa in salotto. Grazie Cinzia. Ora faremo i conti. Giuseppina è un gran bel nome. Sì, ma ora sto cercando quella piccola pettegola. Mi vuole picchiare, aiutami. Tieni la bocca chiusa. Smettila subito, Cioppi. Vieni, Rosy, scendiamo giù noi due. Ci hai mai vista un'ipocrita simile? Vuoi sapere una cosa? La tua Giuseppina non esiste, è soltanto nella tua fantasia, non esiste! Faremo i conti poi! Non te la prendere, Cioppi, non è importante. Giuseppina, ha svelato il mio segreto. Ma dai, non è successo nulla, Cioppi. Sai che le bambine non sanno tenere la bocca chiusa, no? Tutte le donne non sanno tenere la bocca chiusa. No, non tutte. La tua mamma, ad esempio, e la nonna. E anch'io so tenere un segreto, perbacco. Non preoccuparti, la cosa più importante è che tu e io siamo veramente buoni amici. Un giorno forse potremo andare al mare insieme. Che mi dici? Ti piacerebbe andare al mare? Dici davvero? Un giorno ti supporterò, te lo prometto. Hai la mia parola. Fantastico! Vedrai che bello, Cioppi. È come grande, è azzurro. Che bello! Bellissimo! Come sono contento! Finalmente vedrò il mare! Per i bambini di Madrid, il mare è molto lontano. Ed essi lo immaginano come un mondo strano e misterioso. Per questo Cioppi è così felice, egli sa che Giuseppino un giorno gli farà vivere una meravigliosa avventura sul mare.